Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, che cosa lo potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata su un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È stato scritto che San Francesco è un serafino d'amore, San Domenico di cherubica luce uno splendore, cioè Francesco ha annunziato e presentato al mondo della sua epoca, un'epoca difficile, eresie che sbucavano da tutte le parti, c'era molta povertà, c'era sopruso da parte dei potenti, insomma c'era bisogno di un segno forte di Dio, e Francesco è stato questo segno forte, annunziando la pace, come Gesù dice nel Vangelo: portate la pace. E allora ogni santo è veramente un segno di pace che il Signore rilancia nel mondo che tenta di impoverirsi, a perdersi, perché abbiamo come dei rigurgiti storici di cattiveria, di insensatezza in ogni settore, non è solo in quello politico. E allora ecco che il Signore suona la tromba della verità, della santità. San Domenico, che nasce a Guzman in Spagna nel 1170, è proprio uno di questi segni straordinari, perché immediatamente cominciò, appena fu ordinato sacerdote, a predicare con forza eccezionale, il Vangelo del Signore con la semplicità, proprio con quella caratteristica che viene dalla verità. La verità non ha bisogno di fronzoli, di ornamenti, e basta. E infatti gli eretici, gli albigesi, non riuscivano a controbattere la predicazione di Don San Domenico. E 6 anni prima di morire, nel 1215, fondò anche il suo ordine di predicatori. Siccome molti all'ascolto della sua predicazione si convertivano e anche si consacravano al Signore nel suo spirito di evangelizzazione, allora San Domenico dettò loro una regola. Una regola che somigliava tanto a quella di San Francesco, tant'è che poi i due santi si incontrano, e ad Assisi, quando San Francesco riunì tutti i suoi frati al capitolo generale nel 1221, San Domenico volle partecipare e rimase stupito nel vedere che oltre 6.000 frati se erano lì riuniti, e senza che nessuno avesse organizzato quanto occorreva per mangiare, per soggiornare lì in quel periodo. Allora San Domenico rimase stupito, perché vide che
che all'ora di pranzo arrivavano carri, carretti, muli, asini, carichi di ogni ben di Dio. Tant'è vero che, terminato il capitolo dopo 8 giorni, San Francesco dovette trattenere ancora i suoi frati per consumare quei viveri che erano di molto sopravanzate le necessità. E disse allora a San Francesco: questo sì è l'esercito di Dio, qui c'è lo Spirito Santo, io ho fondato l'ordine, vado predicando il Vangelo, ma di fronte a questa manifestazione così grande di Dio, qui c'è il Signore, io mi sento piccolo, allora voglio unirmi a te e fare un solo ordine con te. San Francesco ha detto: no, Domenico, il Signore ti ha chiamato per la tua strada. La parola di Dio che annunciamo è la stessa, l'amore con cui noi serviamo il Signore è lo stesso. Però col tuo ordine segui quello che lo Spirito Santo ti ha suggerito. Allora San Domenico disse: beh, almeno dammi un segno del tuo vestito. E si scambiarono il cingolo, quindi San Domenico il primo cordigere dell'ordine francescano. I cordigeri sono quelli che desiderano entrare a far parte dell'ordine di San Francesco e allora prendono il cingolo, il cordiglio. Ma quello che rimane storico è che i due santi avevano reciprocamente una grande stima e poi servivano il Signore con una esemplarità che rimane nei secoli, rimane nella storia. E noi celebriamo la festa di San Domenico allora come un testimone del Vangelo di Cristo, e sia vivente San Domenico, ma anche dopo, l'ordine dei predicatori continua questa sua caratteristica di predicare il Vangelo nelle terre dove già c'è la fede cattolica, ma direi quasi ancora di più dove ancora non è stato evangelizzato il popolo. Allora, contro le eresie, contro le idolatrie, quest'uomo di Dio ha dato tutta la sua sapienza e il suo amore. È la testimonianza dello Spirito Santo. Ogni volta che noi incontriamo nella storia della salvezza, ma parliamo anche della storia umana, uomini così giganteschi, così puri, così santi, noi diciamo: è nuova Pentecoste. Lo Spirito Santo ripassa, soffia di nuovo su questa umanità, quasi per risuscitarla, rinvigorirla e renderla più accetta all'occhio di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.